tramite interrogazioni e interpellanze e poche volte sono arrivate. Ecco, una prima risposta è arrivata per quanto riguarda la fine che faranno le ecoballe. Bene, queste ecoballe andranno fuori regione o fuori i territori italiani. La seconda domanda allora a questo punto è: quali regioni e quale nazione vorrà i rifiuti della Campania? Perché si apre un dibattito a livello nazionale. Già sono stati avvertiti i presidenti di regione, già sono stati avvertiti gli altri sindaci che dovranno in un certo senso accudire queste ecoballe. E approfitto appunto per questa finestra per fare queste ed altre domande durante il dibattito. Grazie. La ringrazio, onorevole Bini. Volevo dire che fortunatamente il collega Baroni, sollevando il problema del registro dei tumori, ha messo l'accento su uno di quei lavori che in questo momento stanno occupando con maggiore interesse proprio la 12ª Commissione, che sta discutendo un disegno di legge presentato dall'onorevole Baroni, ma anche comunque altri disegni di legge che convergono, per esempio dal PD la collega Amato ha presentato un disegno di legge e anche dalla nostra area è arrivato un disegno di legge. Quindi questo vuol dire che sia pure con una certa lentezza, sia pure con una certa fatica, l'idea che ci sia bisogno di guardare a questo problema non solo nel quadro del singolo paziente, ma con una visione epidemiologica a tutto campo sul territorio nazionale. Nazionale c'è, però bisogna anche dire che per esempio l'AETUM, che è l'associazione che si occupa dei tumori, da tempo fornisce degli studi molto attenti e ha recentissimamente pubblicato un volume in questo senso che meriterebbe di essere preso in considerazione anche per cogliere quelle evidenze che non sono così immediate ma che richiedono una grande sensibilità. Ma l'interesse di questo mio intervento, e concludo, è che sempre di più il decisore politico deve stabilire canali di comunicazione intensa con quello che è il committente delle richieste di risorse che viene dal mondo scientifico e dal mondo della clinica. Oggi, come diciamo più volte, bioetica, biogiuridica, biopolitica funzionano solo se funzionano insieme e la decisione politica funziona solo se ha un substrato forte dal punto di vista scientifico, ma lo studio scientifico a sua volta non va da nessuna parte, non ha gambe se non ci sono poi le risorse concrete che la politica può mettere a sua disposizione. Grazie. La ringrazio, lo poniamo in votazione, Commissione e Governo contrari, votazione aperta. Abbiamo votato tutti? Passiamo